Si è conclusa nei giorni scorsi la degenza prolungata di Alex Zanardi a Vicenza, assistito nel reparto di riabilitazione funzionale del San Bortolo per circa 2 mesi e mezzo. Si è trattato del secondo ricovero in 1 anno e mezzo nel polo clinico per l'ex pilota di Formula 1, atleta azzurro paralimpico, 2 medaglie d'oro a Londra 2012, Rio 2016, nell'handbike, vittima di un gravissimo incidente stradale con conseguenze neurologiche gravi nel corso di un evento benefico tenuto nel 2020. Già nel periodo di recrudescenza pandemia 2021 Zanardi era stato ospite dello stesso centro berico, accreditato come tra i più avanzati in Italia e in Europa. Era un primo periodo dedicato alle delicate fasi di recupero psicofisico seguite ai mesi in cui la sua vita è stata a repentaglio in seguito alle lesioni riportate nello schianto su un camion dal paraciclista nato a Bologna, padovano da adozione per residenza. Stavolta invece il trasferimento a Vicenza era stato deciso in seguito ai lavori di ripristino dell'abitazione di Noventa Padovana, colpito in precedenza da un incendio. Sempre nel vicentino, Alex è stato protagonista di un evento annuale che si disputa a Due Ville, sempre nell'handbike. Una nota diffusa dall'Uzzotto Berica spiega il trattamento a cui è stato sottoposto il 55enne emiliano, originario di Bologna, per 76 giorni, accolto a San Bortolo con massima cura e riservatezza. In ossequio a quanto richiesto dalla moglie Daniele e dal figlio Nicolò. Il paziente è stato quindi seguito secondo le modalità che contraddistinguono la unità di recupero e riabilitazione funzionale. Il reparto specialistico dell'ospedale vicentino rimarrà per il futuro in punto di riferimento per terapie e visite di controllo che contrassegnano il percorso riabilitativo, sia sul piano fisico che cognitivo, dello sfortunato atleta italiano.